Lui è Aristeo, un albero d'ulivo, giovane pianta dallo sguardo vivo. Lavora sodo, di gran carriera, per tutto l'anno, da mattina a sera. A gennaio gli fa visita un signore, barbiere assai curioso, è potatore. In mano ha una cesoia e con gran cura gli fa una bella potatura. Aristeo sonnecchia tutto febbraio, aspettando qualcosa d'assai gaio. I rami, ora esili e un po' corti, a marzo diverranno grandi e forti. Pasqua annuncia la mignolatura. Spuntano fiori d'ogni sfumatura. Da insidi colori, prati e aiuole, il nostro Aristeo è colmo di mignolo. D'estate i suoi fiori mutano vesti, perdono i petali e crescono lesti. Spuntano i noccioli, primi fra tutti. Ad agosto e settembre crescono i frutti. A novembre poi, gran soddisfazione, termina in bellezza la maturazione. Ecco un'amica gioconda e giuliva, si chiama, sappiatelo, Iva, l'oliva. Serena e felice vive in fattoria, con le amiche che le fanno compagnia. Ma tira per Iva una brutta aria, se in giro ronza la mosca olearia. Solo l'intrepido biologico agente può salvar l'oliva in poco e niente. Giunge l'autunno, c'è grande euforia, arrivano gli amici in fattoria, con reti e canestri, belli e disinvolti, son della cooperativa capovolti. Insieme alle altre amiche della festa, Iva vien tuffata nella cesta. Al frantoio la comitiva è traghettata, per essere in olio trasformata. Le tolgono le foglie con riguardo, un bagno le preparano non caldo. Quando è l'ora della frangitura, la spremono e la strizzano con cura. Insieme alle sue amiche si consola d'esser diventate una cosa sola. Non resta adesso che il grande passo, torchiare il succo dall'ammasso. Ed ecco Iva, che olio è diventata, pronta per essere in tavola gustata.